Buonasera da Bruxelles. L'Unione Europea ha varato oggi il pacchetto di misure per gestire i flussi migratori in arrivo dalle regioni del Nord Africa. Sono previste modifiche importanti sul regolamento dei visti che potranno essere reintrodotti in caso di aumento improvviso del flusso migratorio. Solidarietà con gli stati membri più esposti al fenomeno e una cooperazione più forte con i paesi terzi per facilitare l'ingresso di studenti, ricercatori e uomini d'affari in Europa. Evitare il blocco del traffico aereo è questo l'obiettivo dell'Europa che a causa della nuova eruzione del vulcano islandese ha dovuto cancellare tra ieri e oggi più di 252 voli. Secondo il commissario europeo ai trasporti Siim Kallas è stata già attivata una cellula di crisi per fronteggiare l'emergenza. In Europa, sostiene la commissione, non si ripeterà la chiusura dello spazio aereo come l'anno scorso. La Commissione Trasporti dell'Europarlamento ha approvato l'uso dei body scanner negli scali europei. Il testo, votato a larghissima maggioranza, ne ha tuttavia regolamentato l'utilizzo. Sarà infatti vietato l'uso dei raggi X e di quelli ionizzanti. Inoltre, la gestione delle immagini ottenute dovrà rispettare la privacy dei passeggeri, che potranno rifiutarsi di attraversare lo scanner, facendosi però perquisire manualmente. La Commissione europea ha salutato con favore la determinazione espressa ieri dal governo greco di conseguire l'obiettivo di ridurre nel 2011 il deficit pubblico al 7,5% rispetto al PIL, prendendo tutte le misure che saranno necessarie. La Commissione ha accolto con favore anche la decisione di procedere immediatamente all'attuazione del programma di privatizzazioni.